Radio R presenta Appuntamento con l'Arte. Conduce Nicla. Bentrovati amici sulle frequenze di Radio R 89.1 e sul web www.radior.net. Allora, oggi cominciamo subito a parlare di economia dell'arte nell'ambito della nostra nuova rubrica iniziata la volta scorsa dal titolo appunto Arte e Mercato a cura di Giuseppe Compare, che ricordo è un gallerista di arte contemporanea ed è laureato in economia. Oggi parleremo delle dinamiche dell'arte contemporanea per la fascia alta che lo avvicinano al mercato finanziario, ed è proprio con il nostro amico che è già al telefono e cominceremo a parlarne. Pronto? Salve, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te e grazie di essere con noi. A voi, grazie. Allora, oggi, come hai anticipato, ci occuperemo praticamente di spiegare, come avevamo anticipato l'altra volta, le dinamiche che attengono a quel famoso 1%, no, del mercato che rappresenta, sì, la fascia alta, quella, esatto, che noi seguiamo sui giornali, in televisione, che riguarda i record. Ci eravamo lasciati dicendo che in realtà il mercato dell'arte contemporanea può essere paragonato a una sorta di piramide, no? Con, sì, una base molto ampia dove avviene il 95% delle transazioni per valori al di sotto dei $5,000, poi si restringe rapidamente con una punta estrema, appunto fatta dell'1%, e poi di mezzo c'è poco, diciamo, quello che riguarda le transazioni medie. E allora il problema è com'è che si è arrivati a questa situazione. E allora possiamo dire che a partire dalla prima metà degli anni Ottanta il mercato dell'arte presenta elementi che in qualche modo lo avvicinano per certi aspetti al mercato finanziario. In effetti già possiamo dire che il mercato dell'arte è esso stesso un segnalatore della ricchezza finanziaria accumulata, no? Già l'altra volta avevamo, sì, detto che Steve Cohen, il famoso possessore dello squalo informaldeide di Damien Hirst, esatto, è uno dei più grandi gestori di hedge fund del mondo. E quindi è un grande esponente dell'industria, ma l'elenco potrebbe essere lungo. Certo. Ad esempio John Paulson, Daniel Loeb, sono tutti esponenti dell'industria finanziaria che sono grandi collezionisti e si muovono da un po' di tempo sul mercato a caccia di prede, come, eccolo, si può dire. Allora, come si può intuire sul mercato finanziario che cosa accade? I trader di professione cercano di estrarre valore inespresso da un titolo, anticipando quello che sono i trend di mercato. Cioè, se esiste una differenza tra il valore attuale della quotazione di un titolo e il valore che questo titolo potrebbe avere nel futuro a un certo istante X, uh-huh, allora questo differenziale o spread, che adesso va molto di moda, di valore, diciamo, si presta ad essere chiuso dal trader con delle tra virgolette puntate. E allora è chiaro, un titolo per cui al contrario si è chiusa questa forbice tra aspettativa di incremento di valore e valore reale non è più interessante, almeno dal punto di vista della speculazione. Ecco. È semplicemente una blue chip. Ora, per rimanere sul mercato finanziario, qual è una blue chip? Scusa, puoi dirmi tutti i termini nuovi? Allora, blue chip significa che è un'azione riconosciuta che ha uno standard elevato, ah, e diciamo è una regina del mercato. Scusami, Giuseppe, se ti interrompo, no, ogni tanto, perché quando sento un nuovo termine io prendo gli appunti. Anzi, fallo, perché magari io posso dare per scontato delle cose che invece sono necessarie. Che i miei ascoltatori lo sapranno sicuramente, che sanno tutto, ma io no. Allora ogni tanto ti... E allora una blue chip in Italia, per esempio, è il titolo dell'ENI, grande azienda che è quotata, leader del mercato, forse l'azienda più importante, oppure piuttosto che Enel, Fiat. Quindi diciamo blue chip è un'azione che rappresenta uno standard per il mercato riconosciuto. E allora che cosa succede? Che per esempio questo tipo di fantasia, diciamo una blue chip non si presta a una fantasia speculativa, che invece si presta quando appunto esiste, come abbiamo detto, questo differenziale. E allora, tornando nel campo dell'arte, questa fantasia speculativa, questo differenziale tra valore attuale e valore potenziale inespresso, questa forbice,
è espressa soprattutto da quegli artisti emergenti. Eccolo. Per cui non si è ancora realizzata e chiusa la famosa forbice di cui parlavamo, e quindi può essere influenzato da gallerie potenti, da curatori e collezionisti d'alto livello, cioè quelli d'assalto. Sì. E allora di qui la spasmodica ricerca all'interno del segmento contemporaneo, soprattutto quello degli ultimi 20 anni, dell'artista giovane da lanciare e delle mode. E allora facciamo un esempio concreto sul mercato dell'arte. Sì. Allora, Picasso per esempio è una blue chip. Picasso ha un valore alto, ma questo valore si è realizzato, non c'è spazio per fantasie speculative, e allora è chiaro che Picasso, Warhol, altri artisti di brand andranno a soddisfare una domanda di mercato molto alta per finalità di investimento, perché questi artisti manterranno il loro valore costante nel tempo ad un alto livello, e magari quando si presenterà l'occasione sul mercato per un'opera che non si è vista da molto tempo, si scateneranno quelle corse all'asta che porteranno, come abbiamo visto, sì, ai record. Perfetto. Invece l'altra parte del mercato contemporaneo, appunto quello degli artisti emergenti, gestiti da grandi gallerie, trovano una domanda per un investimento di tipo speculativo. Ecco. E anche qui facciamo l'esempio. Charles Sashi, che è appunto uno dei più grandi collezionisti, probabilmente quello che ha dettato almeno in passato le tendenze, che tra l'altro era il proprietario della più grande agenzia pubblicitaria, sì, di comunicazioni, vero. No? Vi ricordo che la prima campagna elettorale di Margaret Thatcher l'ha curata lui, curata da Sashi. Sì, bene. Sì. Sashi è il famoso collezionista che comprò lo squalo in formaldeide di Hearst per 55.000 sterline, per rivenderlo a 12 milioni di dollari. Ed ecco qui la fantasia speculativa di cui parlavamo prima, precedenza. Oh, qui assolutamente mi devo un attimo fermare e dire in modo esatto il titolo dell'opera di Hearst, sì, che abbiamo più volte nominato. Allora, sì, il titolo è The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, che significa l'impossibilità fisica della morte nella mente di un essere vivente. E qui possiamo dire che già il titolo è mezza opera, perché potrebbe suscitare tutta una serie di riflessioni che noi non facciamo, però era giusto, abbiamo doveroso anche nominato il titolo più volte a quest'opera. L'opera di Hearst, ma non è lo squalo, insomma, è appunto The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Ora, uno dei primi artisti ad essere trattato al pari di un'azione su cui si specula, ripeto, si può speculare quando il valore attuale è differente da un valore potenziale che si può esprimere da qui a un certo X istante nel futuro. Fu appunto, e che fece la fortuna naturalmente dell'artista, dei galleristi e dei collezionisti, è stato Julia Schnabel, che molti degli ascoltatori naturalmente possono conoscere anche come ottimo regista, no? Come no? Ebbene, sì. Il mercato di Schnabel passò nel giro di 4-5 anni da una quotazione media di $3.000 a $300.000. Siamo nella prima metà degli anni Ottanta, in particolare proprio a metà degli anni Ottanta. Allora, giusto o sbagliato che fosse, fu proprio una mistura di speculazione, show business. Ricordate il motto di Andy Warhol: l'arte è business, la vera arte è vendere arte. Sì, 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 lui ci ha fatto proprio il successo, cioè lui ha lavorato proprio su questo. Proprio su queste dinamiche. Ebbene, la mentalità tipica proprio dei mercati finanziari, che da allora ha infiltrato il mercato dell'arte di alto livello, ha prodotto perciò una sorta di schema darwiniano di success or burnout, cioè un'opera o un artista possono avere successo nel giro di breve tempo oppure vengono eliminati, diciamo, da quelle sfere rarefatte del mercato. Naturalmente
E il burnout non significa che uno viene eliminato completamente, perché ci possono essere anche corsi e ricorsi, diciamo, storici, alcuni autori possono essere ripresi, rivalutati, tutta una serie di considerazioni che però qui noi non facciamo per il momento, perché ci interessa mettere in evidenza soprattutto questo schema, no? Comunque richiama in certo qual modo anche tutte le teorie neoliberiste, perché tra l'altro il mercato dell'arte è stato proprio uno dei mercati su cui si sono viste all'opera sin dalla metà degli anni Ottanta le teorie neoliberiste, ad esempio taglio di tasse, incentivi fiscali per le donazioni, eccetera eccetera. E tra l'altro il culto neoliberista coincide anche con il fenomeno dell'artista superstar, che è iniziato, guarda casa, proprio negli anni Ottanta. Infatti, come ha sottolineato Olaf Veltzius nella sua analisi sociologica del mercato dell'arte, il 1980 è il punto di svolta. Infatti, per la prima volta nella storia del mercato, la quotazione di un artista vivente, ripeto, sfonda il muro del milione di dollari. Si tratta del celebre dipinto Three Flags di Jasper Johns. Una situazione che è appunto... Le tre bandiere. Esatto, le tre famose bandiere degli Stati Uniti. Ad Encausto erano fatte, mi sembra. Benissimo. Belle. E quindi per la prima volta abbiamo una situazione che fino ad allora era riservata soltanto ai maestri antichi, agli impressionisti o ai maestri delle avanguardie del Novecento. E questo trend, diciamo, dal 1980, poi abbiamo visto Kochnavel, proseguirà per tutti gli anni 90 e 2000, tranne con qualche interruzione, a ritmi impressionanti fino al 2005, che si realizza un'altra situazione incredibile, cioè le aste del contemporaneo superarono per valore le aste dei maestri antichi e degli espressionisti. Ah, quindi ecco, era la prima volta che... Ecco come si fa il percorso e come si giunge alla situazione attuale, in cui appunto il mercato del contemporaneo di alto livello è di gran lunga più importante delle aste per i maestri antichi. Una situazione appunto che per molti è comunque incomprensibile e inimmaginabile, ed è quindi, ecco qui, spiegato del perché ad esempio un Jeff Koons può costare più di un maestro del Rinascimento. In parte appunto proprio per quello che abbiamo detto, allora le dinamiche del trofeo, il nuovo a tutti i costi, lo star system, l'influenza degli assetti speculativi sul mercato finanziario. Ma c'è anche un altro elemento che secondo me è molto interessante, che ancora una volta il mercato dell'arte mutua dai mercati capitalistici maturi. Cioè esistono alcuni mercati che si configurano secondo questo modello, cioè the winner takes it all, cioè il vincitore prende tutto. Ora, se ci pensate, ci pensiamo noi tutti, anche il mercato della tecnologia funziona in questo modo. Microsoft prima, Google, Amazon e Apple sono qui a dimostrare che il primo che riesce a ottenere la combinazione ottimale di un prodotto, di un servizio, fa fuori tutti i suoi concorrenti. Quindi è inutile ad esempio inseguire la Apple con l'iPod o l'iPad, sono quasi sinonimi di MP3 o tablet, no? Attenzione, questo parallelismo con il meccanismo del the winner takes it all, e in particolare del mercato della tecnologia, ci dice però una cosa molto importante, che probabilmente interessa proprio l'arte, il mercato. L'artista che ha successo, il più quotato, non è necessariamente il più originale. Ricordo che lo standard MP3 esisteva come tale anche quando è uscito l'iPod, così come la prima volta che è uscito un iPhone sul mercato esisteva già il concetto di smartphone. E allora l'artista che ha più successo probabilmente è colui che riesce a dare una significazione più accattivante, interessante di una questione, di un argomento, o semplicemente spinto dalle giuste componenti del mercato. E come si vede, siamo agli antipodi rispetto al discorso portato avanti dalle avanguardie del secolo scorso, no? Oppure dalle avanguardie diffuse negli Stati Uniti e in Europa negli anni 60 e 70, in cui c'era una ricerca spasmodica del nuovo nel campo dell'arte, oltre che diciamo questi artisti erano caratterizzati da una forte carica utopica sul futuro assetto sociale dell'umanità. Tutto questo non c'è più, è stato relegato ai margini dal mercato.
E quindi diciamo che queste caratteristiche che oggi abbiamo messo in evidenza insieme a quelle dell'altra volta ci possono dare, fornire una, diciamo una base del perché ad esempio un artista contemporaneo, parlavamo di Kunz, ma lo stesso può valere di altri come Gerhard Richter, come ad esempio anche Cattelan. Anche Maurizio Cattelan può in alcuni casi valere in alcuni casi, ecco. Più di un maestro antico o di un maestro del Rinascimento piuttosto che di un grande maestro dell'espressionismo. Però ci sono anche altri motivi essenziali del perché ad esempio i fondi sul mercato si dirigono su opere di arte contemporanea ad esempio rispetto a quelle di altri periodi della storia. Sì. Il primo è l'enorme espansione dei musei in tutto il mondo, non c'è città che non vuole o non vorrebbe il proprio museo. Ora è chiaro che è molto probabile che le opere che vengono donate o acquistate dai musei un giorno o l'altro torneranno sul mercato, ma non tutte, sicuramente non le più pregiate. Il secondo elemento è l'aumento delle collezioni private nel mondo, che restringe ulteriormente la presenza di opere di valore disponibili sul mercato. Ora si fa diciamo un'analisi di questo tipo: negli ultimi 20 anni il numero dei ricchi collezionisti si è moltiplicato per 20, no? E allora molte di queste collezioni è probabile che finiscano prima o poi in un museo, a soddisfare anche il desiderio di immortalità dei collezionisti ricchi. Che poi fanno le fondazioni, quindi, no? Certo, e quindi tutto ciò rende chiaro che ogni volta che un'opera importante, diciamo per caso, torna sul mercato c'è una stranaria da ultima possibilità e questo scatena la contesa che può portare ai famosi record d'asta di cui abbiamo parlato a lungo nella prima puntata, no? Ora è chiaro che da un punto di vista puramente logico la scarsità di opere di pregio dal punto di vista storico non dovrebbe influenzare il mercato dell'arte contemporanea e degli artisti viventi, perché tra l'altro gli artisti viventi possono continuare a produrre opera a differenza dei maestri che non ci sono più. E invece è proprio quel che accade, proprio per tutti questi motivi che abbiamo sottolineato. Ma la scarsità di opere storiche ha anche un altro effetto, cioè l'irrilevanza dei criteri estetici nel giudizio. E qui, ancora una volta, mettiamo in evidenza una serie di aspetti del modo come funziona il mercato, che è un mercato che funziona soprattutto in termini di brand, no? Sì, da parte dell'artista, da parte del gallerista, da parte della casa d'asta e via dicendo. Infatti. E allora, appunto, l'irrilevanza, dicevo, degli giudizi estetici sull'arte a favore invece di una narrazione che se ne fa. Un curatore o un gallerista potrà sempre trovare una spiegazione convincente, una leggenda particolare per una certa opera. Quindi il marketing creativo, quello da catalogo, è sempre in agguato. Io vi voglio praticamente qui ricordare come un catalogo di Christie's presentava, e cito letteralmente il testo di Donald Thompson, che tra l'altro è un libro che consiglio di acquistare perché si chiama Lo squalo da 12 milioni di dollari. Donald Thompson, lo squalo da 12 milioni di dollari. Ebbene, cito proprio da questo testo le parole del catalogo di Christie's a proposito di un'opera di Yves Klein. Allora, dice... Ah, Yves Klein, che bello, esatto, mi dice, piace tanto. Dice, queste opere permettono allo spettatore di immergersi nell'infinito, nel luminoso regno spirituale del blu, eccetera, eccetera. Klein ha creato dipinti che non hanno cornice, perciò non hanno limiti, sono quindi finestre sull'eterno e infinito regno dello spirito. Allora, Josa Thompson, immaginate di comprare una finestra sull'eterno per sole 994.000 sterline? Per sole 900. E allora, ecco qui come sono all'opera tutta una serie di fattori. Sì. E quindi diciamo che per quanto riguarda questa settimana, abbiamo finito. Continueremo la prossima. Sì, è stata bellissima questa, veramente. Grazie. Come l'altra del resto. Però questa hai detto delle cose molto molto interessanti, dopo io me la riascolto. Senti, volevo prima di chiudere, Giuseppe, senti, sei andato a Bologna, no? Sì, com'è stato? Fatto un giro a Bologna. Beh, setup, la fiera, com'è? Allora, diciamo che la fiera quest'anno
Era abbastanza interessante e tra l'altro si sentiva una certa aria di ottimismo tra gli stand, quindi questo segnala probabilmente che il periodo più buio della crisi probabilmente, almeno per una certa tipologia di opere, quelle, non ripeto, quelle presenti a Bologna non sono le opere che vediamo in asta, sì, ma hanno un mercato diciamo medio alto, quindi in realtà molto parlato con molti operatori, anche c'erano sorrisi abbastanza, facce abbastanza distese, quindi probabilmente è andato anche bene dal punto di vista economico, quindi è un buon come dire viatico per questo 2014. Bene, bene. Senti, allora noi ci diamo appuntamento al prossimo martedì, a martedì con prossimo, altre avventure nel mondo della finanza, del mercato. Parleremo infatti di alcuni elementi dell'arte come bene di investimento, cioè le caratteristiche che deve possedere un'opera, gli indici che sono stati elaborati e via dicendo. Ci divertiremo. Bravissimo. Ma come no? Ma bravissimo. Ciao. Grazie, ciao, a martedì prossimo. A tutti gli ascoltatori, Nicola, a presto. A presto, ciao. Ciao, 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 ciao. Radio R, la differenza si sente.